In questa registrazione vi presenterò due diagrammi con la formula visiva che evidenzia come il formato di un disegno e il suo numero di inventario siano un'invenzione geniale ma non reale di un metodo millenario accettato da tutte le istituzioni internazionali. Le misure di numero di inventario possono essere cambiate continuamente dai dirigenti dei ministeri alla cultura, dai sovrintendenti e critici d'arte che appartengono a questo sistema, a condizione che al loro interno rimangano sempre le stesse informazioni. Per le misure delle opere d'arte il calcolo va sempre cercato nei millimetri. Ogni opera d'arte ha un formato informativo e non reale. Ripeto, non reale. Le misure che ora vedremo sono pubblicate nella scheda dell'opera della Mostra di Torino del 2011 dal titolo Leonardo, il genio e il mito. Quindi sono misure ufficiali. L'autoritratto di Leonardo è un disegno a sanguigna su carta, datato per gli studiosi 1515-1516 circa ed è conservato nella Biblioteca Reale di Torino. Misura 33,3 x 21,3 cm ed il suo numero di inventario è il 15571. Vediamo ora come i ministeri hanno messo la data dell'opera nel formato del disegno. Faccio un timbro, metto l'anno di esecuzione dell'opera, il 1516, e dovrò trovare i numeri di Leonardo e unirli all'età di Cristo morto a 33 anni. Leonardo è nato nell'anno 1452, metto 52. Quando Leonardo ha 64 anni, 52 più 64, ho il numero 116 e questo numero sarà il numero rappresentativo dell'anno di esecuzione dell'opera ed ho il numero 33. Ora conosco i quattro numeri 52, 64, 116, 33. Questi numeri si dovranno trovare nel formato del disegno e nel numero di inventario. Il disegno è alto 33,3 cm. Trasformo questo numero in millimetri ed ottengo il numero 333, che è composto da 5 volte il numero 33, l'età di Cristo, una volta il numero 52, l'anno di nascita di Leonardo, e una volta il numero 116, l'anno di esecuzione dell'opera. Faccio questa operazione, 5 per 33, 1 per 52, 1 per 116. La somma di queste tre moltiplicazioni mi dà il numero 333. La base del disegno misura 21,3 cm che trasformo in millimetri ed ottengo il numero 213 che è composto da una volta il numero 116, l'anno di esecuzione dell'opera, una volta il numero 64, l'età di Leonardo, e una volta il numero 33, l'età di Cristo. Faccio questa operazione, 116 più 64 più 33, ottengo il numero 213. Vediamo ora come hanno ottenuto il numero di inventario. Parto con il numero 52 e il numero 116. Li sommo ed ottengo il numero 168. Questo numero viene scomposto in tre gruppi di numeri, che chiameremo moduli, del valore di 31, 21, 116. Vediamo come il numero 52 è stato scomposto, cioè nel 31 e 21, il perché di questa operazione e perché questi numeri. Se metto il numero 116, lo metto insieme al numero 21, ottengo il numero 137 e questo numero mi dà ancora delle informazioni, e cioè che al suo interno contiene due volte il numero 52 e una volta il numero 33. Faccio l'ultima operazione, cioè moltiplico i tre numeri di moduli per i numeri 33, 52, 116. 31 per 33, 1023. 21 per 52, 1092. 116 per 116, 13.456. Se sommo queste tre moltiplicazioni, ottengo il numero 15.571. Con questo sistema non solo hanno datato tutta l'opera di Leonardo, ma anche quella degli altri artisti.
Per restare nel campo dell'arte, quello che sorprende è che di ogni artista conoscono l'anno di nascita.